video super improvvisato. Volevo parlare dello star bene capoverdiano. Allora, noi in Italia, mi rendo conto, ma penso in tutta Europa, siamo abituati a rispondere: come stai? Allora noi rispondiamo: bene, dai, abbastanza bene, si va avanti, sto bene, ma settimana prossima devo, ma settimana scorsa, oppure ho troppo stress. Cioè, allora, da noi non si dice mai sto bene, sto benissimo. Qua, quando chiedi alle persone, allo staff capoverdiano, come stai, magari loro lavorano da tante ore, stanno facendo un lavoro stancante e veramente avrebbero motivi per lamentarsi, ti dicono sto benissimo, oppure oggi sono troppo felice. Cioè, ti trasmettono quella carica, quell'energia a cui noi non siamo abituati, tanto che io sono arrivata a pensare che veramente la nostra cultura ci spinge a essere umili nella felicità. Cioè, nel senso, noi abbiamo questa sorta di... c'è questa regola implicita per cui noi, se stiamo bene, non lo diciamo, ma se abbiamo qualcosa di cui lamentarci, siccome è una cosa socialmente, diciamo, più normale, ci lamentiamo come se, proprio così che lo diciamo, ci lamentiamo, siamo stressati, io in tutto ciò controllo se c'è qualcuno, ma sono già fuori dall'orario lavorativo. Noi credo che abbiamo proprio questa sorta di regola implicita per cui se tu stai bene, quasi quasi devi, non devi mostrarlo, cioè nel senso, perché tanto è comune da noi lamentarsi che se una persona ti chiede come stai e tu rispondi oggi alla grande, felicissimo, oggi mi sento una grinta, una carica, che sono risposte che veramente qua danno le persone, noi, cioè noi stessi, cioè fateci caso, quante volte vi è successo ultimamente? Mai, cioè personalmente io quando vivevo a casa mia mai sentivo persone che parlavano così. Quando stai in Africa, ora non voglio generalizzare perché ovviamente l'Africa è enorme, ma stando qua a Capo Verde io vedo che le persone ogni volta ti rispondono sto benissimo, sto bene, felicissimo. La mia amica l'altra volta, c'è la mia collega, mi ha detto, animatrice anche lei capoverdiana, mi ha detto la mia vita è perfetta. Ragazzi, ha problemi anche lei, perché comunque gente che fa sacrifici, mi ha detto la mia vita è perfetta. Se ci fate caso, anche quando parliamo delle nostre relazioni, tipo tendiamo a sminuire il partner con cui stiamo, tipo che con le nostre amiche, siccome tutte si lamentano del proprio fidanzato, anche noi tendiamo a raccontare magari quel litigio, cioè facciamo un litigio in una settimana, non andiamo a parlare dei 6 giorni la settimana, ma del litigio. Ora, capisco anche che è un modo... io sono una persona che tende ad aprirsi, ok? Io racconto le ombre delle mie giornate come le luci, però facciamoci caso, quante volte raccontiamo le cose positive? Cioè, qual è quella... cioè, succede ogni tanto che ti svegli al mattino e scrivi un messaggio a tua zia o a tuo zio scrivendo oggi mi sento super carico, oggi felicissimo, tu come stai? Cioè, quante volte ci è capitato di fare questa cosa? Perché secondo me dobbiamo iniziare a fare questo. Cioè, personalmente, la lezione che dopo quasi 4 mesi qua voglio assolutamente portare con me in Italia è smetterla, veramente, di essere umile nella felicità. Cioè mostrarmi meno felice di quello che sono, anche perché le persone, quando noi ci facciamo vedere felici, sono anche loro contentissime. Cioè io ragazzi mi rendo conto che qua, quando ho avuto giornate no, ma vedevo persone a me care che mi dicevano che stavano bene, che oggi ho fatto quello, oggi sono stato là, io ero contenta per loro, così come i capoverdiani. Quando mi rispondono lo staff capoverdiano, i baristi, le ragazze al ristorante, le cameriere, mi rispondono sto bene. Ma ragazzi, sapete che grinta che mi danno? Quindi io ho detto, voglio assolutamente portare con me veramente questo pezzo di Africa, che è proprio una cultura, la cultura della felicità. Allora, io penso che in realtà questa cultura della felicità africana si può riassumere così. Cioè, loro non guadagnano tanti soldi, ok? Nella loro vita non hanno... mi si era riempita la memoria del telefono. Questo loro essere no stress, che è il motto capoverdiano, è perché dal momento in cui guadagnano pochi soldi, loro non hanno una progettualità a lungo termine. Quello che guadagnano lo spendono per vivere quel mese, cioè fondamentalmente si pagano l'affitto, le cose, i prodotti igienici, il cibo, che poi io sono stata nelle case dei capoverdiani, i frighi per esempio sono veramente molto vuoti, ma molto vuoti, e le case sono molto umili. Quello che guadagnano lo usano per vivere, e nel tempo che non è di lavoro
pensano a divertirsi, perché non resta altro nella vita qua, non c'è un cinema, non c'è andare al teatro, non c'è andare al centro commerciale. Qua si tratta solo di, appunto, lavorare, usare tutti quei soldi che hai guadagnato questo mese per vivere questo mese. Quindi la vita si riduce veramente all'essenziale, cioè la vita si riduce al stare insieme alle altre persone e divertirsi. Per questo tu stai guadagnando, stai lavorando, per goderti quel mese. E non sto dicendo che è bello vivere così, cioè sto dicendo che la mentalità proviene da questo stile di vita, la mentalità del sto bene, perché loro sono grati alla vita che hanno. Questa mia collega capoverdiana mi ha risposto: io sono felice, ho 3 pasti al giorno, ci sono posti in Africa che non riescono a mangiare 3 volte al giorno, mi ha risposto così, e mi ha detto: la mia famiglia sta bene e io sto bene. Ragazzi, quindi io volevo lasciare anche a voi questa perla, quella che voglio portare con me, e parlare bene della nostra vita. Ragazzi, quanto è bello parlare bene della nostra vita. Cazzo! Sono la...